Buongiorno ai nostri ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un libro che è una guida, è un racconto, è un percorso, è tante cose insieme. La Via Francisca del Lucomagno. È un libro pubblicato da pochissimo. Gli autori sono Alberto Conte e Marco Giovannelli e l'editore è Terre di Mezzo Editore. Io ho il piacere di avere con noi uno dei due autori che è Alberto Conte. E chiaramente questo libro ci ha incuriosito perché il percorso della Via Francisca del Lucomagno è qualcosa che si potrebbe dire quasi millenario. Infatti, voi lo chiamate un tracciato romano-longobardo, che dal lago di Lugano al Sacro Monte fino all'abbazia di Morimonto si snoda tra patrimonio UNESCO e FAI, parchi naturali e vie d'acqua. Quindi motivi di interesse per ascoltare cosa ci dice Alberto Conte, ne abbiamo tantissimi. Quindi non rubo altro tempo e do subito la parola a Alberto Conte e lo ringrazio intanto per essere qui con noi e aver accettato il nostro invito. Prego. Sono io che vi ringrazio e saluto i nostri spettatori. La Via Francisca è, sì, è un percorso di pellegrinaggio antico, unisce il nord Europa, in particolare la zona del lago di Costanza all'Italia, e quindi chiaramente il lago di Costanza era anche un luogo di passaggio di pellegrini che venivano ben più a nord. Il tracciato vero e proprio appunto inizia nella zona del lago di Costanza, attraversa la Svizzera, passa dalla zona di Coira e poi supera le Alpi in un valico che ha il vantaggio di essere relativamente basso, no? Il Lucomagno è un colle accessibile per parecchi mesi all'anno, cioè se lo paragoniamo ad esempio al Colle del Gran San Bernardo che è a 2500 metri, appunto avere poco più di 1900 metri è un grosso vantaggio, diciamo, da un punto di vista della percorribilità. E quindi è un passo, è un percorso che veniva molto battuto dai pellegrini che poi scendevano attraversando la Lombardia fino a Pavia e lì si immettevano sulla Via Francigena. Il percorso italiano è lungo circa 140 chilometri, 138 per l'esattezza, e per quanto riguarda la nostra guida, noi abbiamo parlato solo della parte italiana e l'abbiamo fatto nell'ambito di un progetto che parte da lontano, parte da una serie di collaborazioni tra associazioni che si sono occupate di questo percorso e la Regione Lombardia, la provincia di Varese. Quindi, in particolare, la Regione Lombardia si è molto interessata di questo tema. In passato ha già finanziato dei progetti che hanno consentito di posare una parte della segnaletica lungo il percorso. E in collaborazione con la provincia di Varese creato le condizioni per cui poi un partenariato di varie realtà private, tra cui la mia, che è Itineraria, la mia azienda, Terre di Mezzo, che è l'editore della guida, Varese News, che è stato il capofila, no? Quindi Marco Giovannelli, che è il coordinatore del progetto di questo partenariato di privati, e varie altre realtà, tra cui è molto importante citare il FAI, abbiamo partecipato a un bando della Regione Lombardia, l'abbiamo vinto, e grazie a questo bando, che ci ha dato un finanziamento abbastanza importante, abbastanza significativo, siamo riusciti tutti insieme a fare un grosso salto di qualità, soprattutto nella parte di miglioramento della tracciatura, posa della segnaletica, in generale percorribilità della via, ma anche abbiamo fatto tanto da un punto di vista della comunicazione. Quindi nel tempo abbiamo realizzato un sito web, abbiamo realizzato un'app cartografica che consente di orientarsi abbastanza agevolmente lungo l'itinerario e che è stata presentata in questo periodo contestualmente alla guida.
Abbiamo realizzato la guida e abbiamo potuto anche fare interventi di segnaletica leggera sul percorso, quindi abbiamo posato parecchie centinaia di segnalie adesivi lungo il percorso pedonale. Il percorso pedonale italiano è diviso, come ho accennato, in 8 tappe, e le tappe sono state scelte sia per l'interesse che possono avere chiaramente per il viandante, ma soprattutto per questioni logistiche, no? È fondamentale che ci siano delle strutture di accoglienza, e quindi vi confesso, ecco, che in alcuni tratti non è sempre stato semplicissimo, no? Riuscire a trovare dei posti tappa adeguati, e è stato un grosso lavoro, no? Che è stato condotto direttamente da Marco Giovannelli e col suo staff, e il risultato che è stato trovato è un ottimo compromesso. È stato tracciato sia un itinerario pedonale, sia una versione ciclabile, perché chiaramente alcuni tratti del pedonale non erano fattibili, ma penso che sia una novità assoluta nel panorama italiano, è stata realizzata una versione del percorso che è accessibile con carrozzini. Quindi, avvalendoci della collaborazione di Pietro Scidurlo, che ha lavorato in strettissimo contatto con me, che ho curato la parte tecnica, e con il mio staff. Pietro Scidurlo è una persona paraplegica dalla nascita, e quindi è suo malgrado molto esperto sui temi dell'accessibilità, è la persona che ha scritto la guida al Cammino di Santiago per tutti, sempre per terre di mezzo, e quindi è stato un aiuto determinante, no, nel verificare tutti i passaggi su cui eventualmente c'erano dei dubbi sulla possibilità effettivamente, sulla fattibilità con carrozzine. Ora è chiaro che non tutto il percorso, sarebbe troppo bello, di 140 km può essere tranquillamente fatto da una persona sola con una carrozzina normale, ma ad esempio con una handbike a pedalata assistita, che consenta quindi, no, di superare anche certi strappi in salita che ci sono, è sicuramente un percorso fattibile, quindi per noi questo aspetto è stato un traguardo molto importante da raggiungere. Per quanto riguarda le caratteristiche del percorso, si entra in Italia alla vena Ponte Tresa, quindi Lago di Lugano, quindi c'è una parte molto bella da un punto di vista paesaggistico in riva al lago, poi si prosegue per la prima parte, che è una parte fino a Varese abbastanza montana, quindi con un continuo saliscendi, quindi si passa da Ganna, si arriva quindi a Varese. A Varese è previsto un detour verso il Sacro Monte di Varese, che è molto interessante, quindi vale sicuramente la pena di farlo, è una deviazione abbastanza importante, con un grosso dislivello, però è talmente bello sia l'itinerario del Sacro Monte, sia poi la vista che si può ammirare soprattutto nelle belle giornate dalla cima, che assolutamente lo consigliamo a tutti i viandanti. Poi si attraversa Varese ed è, ad esempio, per me è stata una sorpresa, no? In genere, come un po' in tutti i casi in cui si arriva a piedi in un posto in cui normalmente si arriva in auto, è sempre diverso, è sempre più interessante attraversare anche un'area urbana come quella di Varese. Si scende poi verso il lago, e poi si prosegue verso Gazzada, Schianno e giù, insomma, portandosi gradualmente verso ovest e arrivando fino al Naviglio Grande. Quindi questa via d'acqua è fondamentale, poi anzi le vie d'acqua sono fondamentali nella seconda parte del percorso. Ecco, cosa importante a proposito di vie d'acqua: si percorre lungamente anche la ciclabile della Val Morea, no? Quindi nella Valle Olona, che anche quella è una greenway molto gradevole, molto bella, molto ombreggiata anche, quindi in quel tratto è molto piacevole, ecco, camminare in parte su asfalto, in buona parte ancora sotterrato, quindi è un percorso in cui si cammina bene. Poi, appunto, seguendo la Valle dell'Olona, mano a mano ci si sposta verso ovest, si arriva in prossimità
anche dell'aeroporto di Malpensa, quindi questo è un aspetto logistico da non trascurare, perché una delle idee poi di sviluppo dell'itinerario sarà proprio una connessione fisica, pedonale con l'aeroporto, perché sarebbe bello, no, pensare che un domani i viandanti, anche che vogliono arrivare ad esempio a Roma, potessero scendere proprio a Malpensa e zaino in spalla, partire, seguire la Francisca e scendere poi verso Pavia. E poi si segue prima il naviglio grande fino ad Abbiategrasso e poi il naviglio di Bereguardo fino appunto a Bereguardo e poi da lì per vari raccordi di piste ciclabili ci si riporta sul Ticino e si arriva infine a Pavia. Quindi Pavia, vabbè, è un altro centro nodale, uno snodo fondamentale degli itinerari di tutto, degli antichi itinerari di tutto il nord Italia, perché da Pavia passa un po' tutto, passa la Francigena, passa la Francisca, passa San Colombano, insomma, passa San Michele, quindi veramente sono tanti itinerari che si incrociano in questa zona ed è una città chiaramente con un centro storico straordinariamente ricco e interessante. Poi parlando delle attrattive storiche, le altre perle che si trovano lungo il percorso, direi, sono oltre al Sacro Monte, l'Abbazia di Morimondo, Cistercense, e il Monastero di Torba. Quindi sono due chicche molto interessanti in cui sicuramente vale anche la pena di sostare, insomma, di passare qualche ora per una visita accurata. E da un punto di vista della difficoltà, il percorso è abbastanza semplice. Sì, la prima parte ha dei dislivelli in più, ma non sono mai percorsi particolarmente difficili o tecnicamente impegnativi. Le tappe non hanno mai delle lunghezze troppo elevate, quindi al massimo si arriva attorno ai 21 km come lunghezza della tappa, quindi direi lo definirei un percorso abbastanza facile e privo, direi, di difficoltà sia tecniche sia organizzative, quindi è un percorso che anche da persone alle prime armi può essere tranquillamente fatto, anche perché poi con l'aiuto dell'app ci si orienta veramente molto bene. Molto interessante. E l'affluenza com'è? Avete dei dati su quante persone utilizzano questo percorso, lo percorrono e si muovono? È un percorso abbastanza recente, finora ci sono stati alcuni gruppi organizzati che l'hanno fatto, ma la segnaletica è stata posata praticamente a cavallo dell'inverno, questa è la prima stagione in cui è un percorso segnato, ci stiamo ancora lavorando, no? Perché poi effettivamente uno dei temi, dei problemi che c'è in questo genere di percorsi è che quando attraversi le aree urbane poi c'è qualche problema di vandalismo, qualche collezionista, diciamo, di segnavia che a volte li stacca e quindi la manutenzione continua. Poi, complice il Covid, la stagione è cominciata praticamente da 15 giorni. Adesso l'altro autore, Marco Giovannelli, che sottolineo è la persona che ha scritto la gran parte, tutto il cuore della guida del progetto è suo, ecco, io sono il tecnico della situazione, quindi anche se ho la fortuna che il mio cognome viene prima in ordine alfabetico, il grosso del lavoro sulla Via Francisca, ci tengo molto a precisarlo, è stato svolto proprio da Marco, che è un vulcano in questo momento, lui è in cammino proprio lungo la Via Francisca, penso che stia arrivando in questi giorni a Pavia, perché voleva fare, no, un viaggio un po' inaugurale, un po' di verifica, un po' anche di manutenzione della segnaletica, e quindi è in giro con un primo manipolo di pellegrini. C'è un grandissimo interesse, devo dire, ma come in generale quest'anno c'è un grandissimo interesse su tutti i percorsi di prossimità. Lo si è detto e ridetto, questo è l'anno del turismo di prossimità, ecco, io lo vedo sia sulla Via Francisca sia anche su altri percorsi, no? Facili, vicini alla città, ben serviti dai mezzi pubblici, c'è molta richiesta. Ecco, un'altra
cosa importante della Via Francisca, appunto, è l'intermodalità. Penso che, ecco, forse sia l'unico percorso in cui c'è un'intermodalità con treno, autobus e addirittura perfino l'aeroplano, quindi penso che questo lo renda un percorso abbastanza unico, almeno nel panorama italiano. E la tipologia sono appassionati di turismo a piedi? Ma non necessariamente, c'è tante persone che ne sanno, appunto, vengono a sapere che c'è questo percorso magari vicinissimo a casa, perché arrivarci da Milano, da Varese, dalle grandi aree urbane del nord Italia è semplicissimo, e appunto anche ci si può arrivare anche con i mezzi pubblici, e quindi è il classico percorso in cui prevedo che insomma una percentuale significativa delle persone che lo faranno sarà alle prime armi. Quindi io l'ho visto in altri casi simili, ma secondo me non mi stupirei se un buon 30% delle persone fossero persone qualunque che vogliono un pochino cimentarsi con un viaggio a piedi. Quello che ci auguriamo, anche grazie alla collaborazione che noi abbiamo con Marika Ciaccia, che è una giovane blogger molto brava, molto seguita soprattutto dai suoi coetanei, è anche quello di abbassare un'età media, quella dei camminatori, che negli ultimi anni era un pochino troppo alta. Ecco, io e lei rappresentiamo il camminatore standard, bene, siamo felici di essere ancora in salute e di camminare, però ecco, sarebbe molto bello se più giovani camminassero. Quello che sta succedendo dopo la pandemia è proprio questo, cioè vedo un improvviso calo dell'età media dei camminatori. Questo è un fenomeno molto molto interessante e positivo. Speriamo anche di favorire un aumento e un incremento anche con questa presentazione, che poi sarà condivisa su YouTube, sul nostro canale YouTube e su tutti i social, quindi avrà una buona visibilità. Ne faremo anche un articolo sul sito, e perché per noi che siamo un'associazione che si chiama Italia Medievale è un cammino che ha un interesse considerevole, perché il patrimonio medievale che si incontra lungo questo percorso è tra i più interessanti dell'Italia settentrionale. Ci sono molte realtà, lui ha citato Torba, e insieme a Torba c'è Castelseprio praticamente, no? Quindi se uno va a Torba si va a vedere anche Castelseprio. Ha citato Pavia, Morimondo, Abbazia Cistercense importantissima per tutto il territorio, è ancora molto attiva e vivace, quindi e poi penso che ce ne siano anche molte altre, ma non è il caso di stare a fare un elenco, per cui anche gli appassionati di Medioevo possono trovare il piacere di andarsi a vedere le cose con la calma del camminare e non con la fretta e la frenesia delle gite in macchina, perché è un altro approccio al territorio, assolutamente. Di più, si vive in maniera più coinvolgente, secondo me. Ma io direi che se per lei va bene, possiamo terminare qui. Benissimo, allora saluto gli spettatori e la ringrazio molto per lo spazio che ci ha concesso, l'attenzione che ci ha concesso. Le fornirò poi tutti i link dove ritrovarsi e dove rivedersi, così. e da parte nostra la voglia di collaborare con voi nasce oggi, ma spero continui. Lo spero anch'io. Grazie allora. Va bene, allora grazie a lei e arrivederci. Arrivederci.